vie di discesa dove arrivano? Tutte finte queste. Se passano, se li per levarsi dai coglioni va bene, ma ti su questo si mettono davanti. Vai, vai, passa, vai e vattene, su, vai, ma superane un po', non stai qua a rompere i coglioni, vai, vai, cazzo, andate fuori dalle palle, andate avanti, cazzo. Due ore che sono qua a rompere le palle con quelle macchine. Due ore! La morsa è lì. E questa è la tua branca. Vedete c'è un'umidità.
l'unico posto al mondo dove la salita dura 10 km, la discesa 1. Cioè. Vai, vai. Questa è una salita lunga e regolare.
caso. Vedi che sta andando bene. Buon per lui. Poi me va. Più d'acqua e ti aspetto là, quando vuoi. Sono sali. Sali. Per dire, ne avete quanti chilometri che non ho contato? Siamo a 38. 38? Davvero? 38-40. Mamma mia. Andiamo, va. Abbiamo già fatto un bel po' di su e giù comunque. C'è un po' di tiamore probabilmente. Ah sì. Stavano sempre attaccati al culo. Ok, non riuscivo a superarla per affiancarmi a voi in discesa. In salita lì c'era due che hanno forato, c'era traffico e mi è toccato a me fermare. Ma che freschino!
Perché l'ultima volta qua eravamo bagnati, Fradici, a fare la discesa, un freddo. Ma ti dico le cadute che c'erano. È lunga questa, dici? Abbastanza, se non ricordo male. Di smog. Non è mai discesa, eh? Mai convinti nel fare della discesa. Dopo questa linea piatti mancava che c'era la discesa. C'è ancora un po' di questi su e giù e poi... Che mi ha detto Giuseppe che tu in discesa viaggi. Io non sono un gran discesista. Yeah. Guarda adesso. Me ne mancano solo 120. No, per te sì, per me no. Sì, stiamo a vedere, va. Io non la faccio ma neanche. Ma scherzi davvero? E a piedi e voglia finirla. Dall'altra parte, no? Non potevano andare da un'altra parte.
vero, sembra quello della carica del 101. Perché il mio di cane è sale sulla pedana dello scooter. Lo va? Che si vede lì? Non è mica piccolo, eh? Devi prenderti uno di quelli. Ma non può rompere i coglioni, eh? Io che quando arrivo al 110 non me la sentirò in grado di fare un altro 50. Ma è così, eh. Poi sai, devo ritornare anche fino a Brescia. Poi la voglia della bimba, moglie. Ma tu, cioè, non devi, cioè, fai come credi, eh. Vabbè, quando arrivo lì vedo. Non è che se io mi fermo a 110 fermo anche qui. No, no, quello. Uno che deve andare dritto, che si mette così lì croce, allora vai a far culo, no? Cioè. Questo pezzo lo taglio nel video.